La situazione nei reattori peggiora. Acqua contenente una radioattività 10.000 volte superiore ai livelli normali è stata rilevata in 4 reattori, ha detto la TEPCO. La stessa è penetrata negli stivali di 2 operai ricoverati ieri con gravi ustioni. Dal telo azzurro che li nasconde alla vista dei curiosi spuntano solo i piedi. Soccorritori e contaminati avanzano lentamente, coperti da tute bianche, mascherine, occhiali, le scarpe avvolte dal cellofan fissato con il nastro adesivo. Nulla deve attraversare le protezioni dei soccorritori, niente deve arrivare sulla pelle dei due tecnici che ieri sono rimasti contaminati nell'edificio del reattore 3 di Fukushima, dove stavano lavorando da 2 settimane. In quell'acqua c'è una radioattività 10.000 volte superiore alla norma. È possibile che l'acqua contaminata provenga dal nucleo del reattore, afferma ora il gestore, cosa che dopo 2 settimane di lenti progressi dichiarati si legge fallimento, catastrofe. E la modalità con cui le gambe dei 2 operai sarebbero venute a contatto con l'acqua viene descritta con tratti surreali. Deve esserci stato un fraintendimento, non gli era stato richiesto di immergersi nell'acqua, dice il responsabile dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare. L'impianto starebbe emettendo livelli di cesio e iodio radioattivi simili a quelli osservati dopo Chernobyl, sostiene un gruppo di ricercatori austriaci che ha utilizzato una rete mondiale di rivelatori di radiazioni progettata per individuare i test clandestini sulle bombe nucleari. Le 2 sostanze pericolose emesse dalla centrale giapponese, lo iodio 131 e il cesio 137, si comportano in maniera diversa. La radioattività del primo decade in tempi rapidi, dimezzandosi ogni 8 giorni, e le sue concentrazioni sono pericolose per la tiroide nella quale si accumulano. Il cesio invece decade in tempi di anni, è pericoloso per muscoli, occhi e fegato e continuerà a girare nella biosfera per i prossimi secoli. Neanche il premier Naoto Kan ha compito facile nel trovare le parole adatte per spiegare quello che sta succedendo a Fukushima e definisce la situazione altamente imprevedibile. E se le parole del premier non sono rassicuranti, fa ancora più paura il probabile innalzamento del livello d'allarme dall'attuale 5 al 6 su una scala di 7 che vede al suo vertice il disastro di Chernobyl. Anche il cibo e l'acqua non sono più una garanzia. 11 tipi di ortaggi sono stati vietati e a Tokyo l'acqua del rubinetto è contaminata. Viene giudicata pericolosa per i bambini che sono particolarmente vulnerabili. Il cesio e lo iodio sono i nemici, sono in tutta l'area che circonda la centrale, mentre non ci sono tracce di uranio o plutonio. Lo iodio è particolarmente dannoso per i giovani, il cesio radioattivo si accumula nei tessuti molli, mentre il plutonio si accumula nelle ossa e nel fegato. I dati raccolti dalle Nazioni Unite sostengono che la centrale di Fukushima ha emesso circa il 50% del cesio e il 20% di iodio rispetto al disastro di Chernobyl del 1986, che ha fatto registrare un notevole aumento di tumori alla tiroide. Il cesio, trovato nell'acqua di mare, supera di 24,8 volte il limite, lo iodio 126,7. Yoshiro Hamawaki ricorda il momento in cui la bomba atomica fu sganciata a Nagasaki 65 anni fa. Allora avevo 11 anni. A 35 ha iniziato ad avere problemi ai reni e al fegato. È sopravvissuto al cancro già 2 volte. Sostiene che i risultati della contaminazione a Fukushima si vedranno tra anni e saranno tramandati di generazione in generazione. Yoshiro ha 4 figlie, le 2 più grandi hanno la leucemia, un'altra ha il cancro al seno. Pensa che sia saggio fuggire da Fukushima. È difficile, doloroso dirlo, ma sono morti che camminano. Lo fanno per il Giappone, ma anche per tutti noi. I livelli di radioattività a Fukushima sono micidiali. Bloccare la fuga di materiale tossico è l'unica possibilità e questi lavoratori si sacrificano. Se si è stati esposti oltre una certa soglia, ci sono effetti acuti come rossori cutanei, perdita di capelli, bruciature. Chi vive vicino alle centrali è improbabile che li registri. Sono sintomi che possono riguardare soprattutto i soccorritori e i lavoratori degli impianti. Nel sito di Global Voices si trovano le testimonianze dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di soccorso. Comunicano su Twitter. Uno di loro si chiede se l'assicurazione coprirà i danni da radiazioni. È scettico, non si lamenta, alla fine sembra rassegnato. Scrive, non abbiamo attrezzature, gli edifici sono tutti crollati. Accada quel che accada.
La seconda immagine che vi proponiamo è quella di una portaerei americana che abbandona la zona, troppo alto il rischio di contaminazione. La marina più potente del mondo si arrende. Il nucleare civile e militare sono d'altronde parenti stretti. Guardate questa animazione di un artista giapponese. Le grandi potenze hanno fatto esplodere più di 2000 ordigni atomici dal 45 a oggi. L'inquinamento in Francia l'hanno misurato persino nei vigneti. Queste sequenze sono invece del 99, un'azione di Greenpeace contro l'uso del MOX, miscela di uranio e del velenosissimo plutonio. Gli ambientalisti volevano bloccarne l'uso, ma non ce l'hanno fatta. Corruzione e complicità politiche alla fine hanno prevalso. Ora i dirigenti della TEPCO, la compagnia elettrica giapponese, chiedono scusa, ma le ombre sui loro comportamenti sono enormi, riguardano tutti noi. L'11 marzo, mentre il terremoto colpiva il Giappone, un anziano ingegnere nucleare teneva stretta la moglie in un appartamento di Tokyo, sussurrandole: «È arrivato, adesso siamo tutti morti». Mitsuhiko Tanaka ha vissuto nel senso di colpa per 37 anni. Tutto ebbe inizio nel 1974. Tanaka venne chiamato dal suo boss alla Hitachi. L'azienda era responsabile della costruzione del cilindro di metallo destinato a contenere il calore del nocciolo radioattivo nel reattore numero 4 di Fukushima. Per un errore, al termine di un lungo e costoso processo di fusione, il cilindro era risultato deformato. Secondo la normativa nucleare, il pezzo doveva essere scartato. Non era più sicuro, ma questo sarebbe costato alla Hitachi un ritardo di 2 anni e decine di milioni di dollari. Se il difetto fosse stato scoperto, l'azienda sarebbe stata esposta perfino alla bancarotta. Il capo chiese a Tanaka di ridisegnare la sagoma al computer e occultare il difetto. Entrambi erano consapevoli di mettere a rischio l'integrità della struttura. Tanaka accettò. La TEPCO, l'azienda elettrica di Tokyo, ricevette in tempo il reattore. Tanaka ebbe un bel bonus alla fine dell'anno, 3 milioni di yen. Allora mi sentivo un eroe, racconta, perché io avevo salvato la compagnia. I supervisori del ministero non trovarono nulla fuori posto, del resto, ricorda Tanaka, non avrebbero neppure saputo dove guardare. Tanaka lasciò la Hitachi 3 anni dopo per soddisfare il sogno di diventare scrittore. È autore di opere di divulgazione e di testi complessi sull'energia nucleare. Nel 1986 fu incaricato di scrivere la sceneggiatura di un documentario sul disastro di Chernobyl. Aveva a disposizione 30 ore di materiale filmato da una troupe russa arrivata molto vicino al cuore del nocciolo in fusione. Il regista era morto un anno dopo in conseguenza delle radiazioni assorbite. Alla vista delle immagini Tanaka scoppiò in pianto. Con 12 anni di ritardo, capì improvvisamente la gravità di quel che aveva fatto. «Io potrei essere il padre della Chernobyl giapponese», disse a se stesso. 2 anni dopo rivelò quel che aveva fatto, raccontando tutto al Ministero dell'Industria e del Commercio, ma il governo rifiutò di investigare, basandosi solo sui rapporti ufficiali della Hitachi. L'agenzia Bloomberg, che riferisce questa storia, ha chiesto alla TEPCO e al Ministero conferma delle accuse di Tanaka, ricevendo un secco no comment. Più che un rischio, una certezza. Persino la TEPCO, la società che gestisce gli impianti nucleari danneggiati dal sisma e che ha tentato fino a che ha potuto di minimizzare la portata del disastro, ha confermato che nell'acqua di mare nei pressi di Fukushima sono state registrate tracce di materiale radioattivo. Più nel dettaglio, i livelli di iodio 131 sono pari a 126,7 volte il limite di concentrazione legale, quelli di cesio 134 si sono attestati a 24,8 volte e quelli di cesio 137 a quota 16,5. Infine, sempre nella stessa area costiera, sono state rilevate anche piccole percentuali di cobalto 587. Il pericolo è evidente. Un esempio per tutti può essere quello del tonno al mercurio proveniente alcuni anni fa proprio dal Giappone. Tutta la fauna marina, infatti, dai molluschi fino ai pesci di grossa taglia, di cui il paese del Sol Levante è un grande consumatore ed esportatore, accumula nel proprio organismo gli agenti inquinanti senza necessariamente esserne uccisa. Il mare, insomma, è esposto alle stesse possibilità di contaminazione della terraferma, dove in seguito all'incendio degli impianti i livelli di radioattività sono oltre i limiti consentiti in un raggio che va ben oltre 30 km. Indicato dalle autorità, e il Ministero della Salute giapponese ha infatti rilevato tracce di contaminazione in ben 11 tipi di vegetali prodotti nell'area. Per questo gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di alcuni alimenti, in particolare Washington ha bloccato gli approvvigionamenti di latte e derivati, frutta e verdura prodotti nelle 4 prefetture giapponesi adiacenti la centrale nucleare.
In Italia, chiariscono fonti della Coldiretti, però non c'è nulla da temere, perché gli arrivi di prodotti agroalimentari dal Giappone sono del tutto marginali. In Japan, the 12-mile exclusion zone around Fukushima should help to minimize the dangers to the public. L'esposizione a elevati livelli di radiazione può condurre alla morte delle cellule, danneggiare tessuti e organi. I sintomi iniziali possono essere nausea, diarrea, vomito, debolezza, perdita dei capelli. Elementi radioattivi come uranio e bario, spiegano gli autori del video, rilasciano energia sotto forma di particelle onde che interagiscono con gli atomi delle cellule viventi. Da qui il rischio di mutazioni potenzialmente cancerogene, di un abbassamento delle difese del nostro sistema immunitario. Siamo tutti soggetti a una certa quantità di radiazioni naturali. Per l'esattezza, la media è di un'esposizione di 2,2 millisievert ogni anno. A Fukushima, però, il livello delle radiazioni ha raggiunto gli 11 millisievert in un'ora, che è più della metà della quantità che un lavoratore potrebbe assorbire in un anno. Le autorità hanno reagito alzando la soglia dell'esposizione consentita per operai e tecnici, sapendo però molto bene che il loro destino in prospettiva è segnato, come accadde a Chernobyl.